andare alla parola di Dio. Vorrei leggere dal libro della Genesi, capitolo 28, alcuni versi, cominciando dal verso 10. Alleluia. Voglio dare onore alla nostra commissione generale, sovrintendente. Grazie per l'opportunità di poter essere qui a predicare, perché benché è una responsabilità, bisogna riconoscere anche un privilegio, quindi sono grato a Dio per l'opportunità e la fiducia. Genesi 28, dal verso 10. Se avete trovato, dite amen. Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione. E tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò a questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale e la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me e mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare, vesti da coprirmi e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Amen. Dio vi benedica, benedica la sua parola, potete star comodi. Alleluia. Non è la prima volta che uso questo testo e non è la prima volta che uso cose che ho già predicato. Vedete, a volte ho notato che con l'età si rischia di diventare ripetitivi a volte. Quando si è più giovane si pensava che andando in pensione si lavora di meno, invece no, tocca anche lavorare di più. Attento fratello Pasquale Caniglia, che andando in pensione si lavora di più. Anche perché tocca anche, come è successo nel mio caso, dover anche fare un trasloco. E quando si fa un trasloco si lavora di più. Bisogna. Io avevo perso l'abitudine di fare i traslochi. Nei primi anni che avevo lasciato Marsala, la media di un anno, ogni anno cambiavo posto. Però una cosa è cambiare residenza o alloggio da single, è un'altra cosa, è da sposato. Sebbene da sposato avevamo già traslocato una volta, ma era da una casa arredata a una casa dove poi abbiamo comprato mobili, eccetera. E quindi ho
sperimentato per la prima volta un trasloco proprio. E stavo pensando che in questo testo anche Giacobbe stava facendo un trasloco, perché aveva lasciato la casa di suo padre e andava verso un posto dove sicuramente non aveva le idee certe dove che andava, sapeva la direzione. Aveva avuto problemi con suo fratello Esaù, che aveva già manifestato chiaramente che voleva ammazzarlo. E quindi sua madre gli suggerì: è meglio che fai le valigie e vai nella mia terra di origine. E Giacobbe ha valutato, ha capito che era meglio seguire questo consiglio, perché Esaù aveva già detto: beh, non voglio fare un dispiacere a mio padre, ma appena muore Isacco, che posso decidere io. E quindi, prima che questo succedesse, Giacobbe decide di traslocare. E non credo abbia potuto portare con sé molto, almeno da quello che noi leggiamo, non credo che aveva bestiame, pecore, buoi. Non viene fatto cenno neanche che avesse dei servi, persone che lo aiutassero. Si ritrova solo a caricare quello che può, c'ha poco con sé. Non è un grosso trasloco quando si fa trasloco da singolo, ma si ritrova per la prima volta, forse più solo che mai, con un futuro incerto. Si ritrova stanco in un viaggio per lui nuovo. E pensate un po', lui a un certo punto si guarda intorno e decide: beh, forse mi sistemo qui per questa notte. E ovviamente non c'era un albergo, non c'era l'aria condizionata. Vedete, loro sentivano meno caldo perché non avevano mai provato l'aria condizionata. Noi sentiamo più caldo perché abbiamo sperimentato l'aria condizionata. Neanche Salomone, che pure non gli mancava niente, lui magari non sentiva tanto caldo quando... Beh, lui si sistema il letto, non c'era il materasso, non c'era neanche un cuscino, però un cuscino se lo cerca, e sceglie una pietra per cuscino. Cioè, io mi sono sempre meravigliato perché abbia scelto una pietra per cuscino. Non è normale, io non ho mai dormito scegliendo una pietra per cuscino. Cioè, immaginate che questa fosse una pietra. Beh, non si sta comodi. E per cui non credo che avesse il proposito di dormire. Lasciate che la mette in questo modo. Lui si ritrova solo e forse vuole restare possibilmente sveglio, perché non so, magari qualche bestia feroce poteva assalirlo. Secondo me lui non ha il proposito di dormire, ma sceglie una pietra dove poggiare il suo capo. Una pietra dove poter essere in comunione con Dio, sulla quale poter pregare, sulla quale poter chiedere aiuto a Dio. E lui più che mai in quella circostanza aveva bisogno dell'aiuto di Dio. Aveva bisogno di Dio perché adesso era solo. Aveva bisogno di Dio perché adesso non poteva contare sull'aiuto di sua madre, sulla benedizione di suo padre. E cerca Dio. Forse più che mai nella sua vita. Adesso probabilmente aveva visto suo padre scegliere una pietra e offrire un sacrificio a Dio, scannare un agnello o
un animale da sacrificare a Dio, per avere l'approvazione di Dio, per sentirsi a posto con Dio. Ma si rende conto che non ha molto con sé. E penso quando mette il suo capo su quella pietra, lui prega e dice: Signore, io non ho niente da offrirti, ma voglio dare me stesso a te. Voglio appoggiare il mio capo su questa pietra come un sacrificio vivente. Posso immaginare questa preghiera. E posso immaginare Giacobbe come un precursore di ciò che noi leggiamo nel Nuovo Testamento. Perché l'Apostolo Paolo ci chiede di essere un sacrificio vivente. Noi non abbiamo bisogno di offrire agnelli o vitelli in sacrificio, ma Dio si aspetta che noi possiamo essere un sacrificio vivente. Alleluia! Che possiamo dare a Lui un'offerta di lode, di adorazione, dare la nostra vita. Alleluia! Per servirlo. E abbiamo letto nel nostro testo, lui ha una visione, lui comincia a sentire la presenza di Dio. Lui si rende conto come mai prima che la presenza di Dio è lì. E in modo particolare lui sente la presenza di Dio a motivo di quella pietra. A motivo di quella preghiera fatta su quella pietra. E dice: beh, questa è Betel, questa è la casa di Dio. E nel processo del trasloco ha lasciato casa e trova la casa di Dio. Alleluia! Non ha ancora una casa, ma intanto sa dove è la casa di Dio. Alleluia! Un po' come noi che ancora non siamo stati nella nuova casa. Abbiamo lasciato la vecchia casa e siamo andati nella casa di Dio. Siamo nell'appartamento che è sopra la chiesa. In questi giorni a Marsala siamo stati nella casa che effettivamente forse è l'unica casa che posso dire la mia casa, perché è di proprietà, quella dove andremo, quando poi non è finita di pagare sarà sempre dalla banca. Ma quello di cui voglio parlare è che non è tanto avere casa, ma intorno all'importanza di essere casa. Dio ha scelto noi come dimora del suo spirito. Noi siamo il tempio. Alleluia. Nel progetto di Dio, fin dall'inizio, anche se Giacobbe non lo sapeva, c'era il progetto di dimorare col suo spirito in noi. E quindi affinché noi possiamo essere casa. E la casa di Dio, ovviamente questa è la casa di Dio, perché c'è il popolo di Dio. Non è necessariamente un edificio. È là dove c'è la presenza di Dio. E tutto comincia con una prima pietra. Un edificio comincia con una prima pietra. E grazie a Dio per il fatto che Gesù Cristo è la pietra angolare, è la prima pietra. E poi c'è il fondamento, alleluia, apostolico, alleluia. E Dio ci ha dato grazie di essere parte di questo edificio ben composto, che è la Chiesa del Dio vivente. E noi come pietre vive possiamo essere parte di questo edificio, alleluia, di cui Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Alleluia.
Giacobbe dice: questa è la casa di Dio. E posso immaginare che Dio si compiace di questa attitudine che Giacobbe ha, del fatto che apprezza la presenza di Dio, e che gusta la presenza di Dio, e che il fatto stesso che ha detto: qui c'è la presenza di Dio, quindi questa è la casa di Dio. Io penso che Dio ha simpatia per coloro che già cominciano a vedere una chiesa fin dalla prima pietra. Alleluia. Perché e questo è il desiderio di Dio. Alleluia, che la sua chiesa cresca. Alleluia. Alleluia. Perché Gesù è ancora in questo processo di edificare la chiesa. Alleluia. Quando quando Gesù chiese ai vari discepoli: chi dicono che io sia? Qualcuno ha detto: beh, c'è chi dice che sei Elia, Geremia, uno dei profeti. E poi Gesù: se chi dite voi che io sia? Pietro si fa avanti e dice: beh, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente. E Gesù lo complimenta e dice: carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Questa è una rivelazione che viene da Dio. E poi dice quelle parole che sono, per la prima volta la parola chiesa viene pronunciata, e dice: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Una chiesa che comincia da una pietra. E Gesù faceva riferimento a se stesso, su questa pietra. Alleluia. Una pietra. Inizio della chiesa. Alleluia. E da lì come comincia il progetto, anzi l'attuazione di quello che è un progetto che Dio ha fin dalla fondazione del mondo. Alleluia. Beh, Pietro era contento di aver dato una bella risposta e di ricevere un complimento, ma subito dopo, quando Gesù ha cominciato a dire di ciò che aspettava, che addirittura sarebbe stato ucciso, Pietro disse: no, questo non ti succederà. A quel punto Gesù gli dice: tu non hai senso delle cose di Dio, sta lontano da me, Satana. Cioè, da un complimento riceve un rimprovero. Eppure Gesù aveva detto a Pietro che lui sarebbe stato parte di questo progetto. L'hai chiamato Pietro, roccia, un'altra. Tu sei parte di questa costruzione. Su questa pietra tu sarai parte di questa costruzione. Lo chiama Pietro, mentre poco prima l'aveva chiamato Simone, figlio di Giona. Ora, questo è il progetto di Dio. E se noi diveniamo parte di questo progetto, noi possiamo sperimentare la gloria di Dio. Tutto comincia con una pietra che non ha un valore particolare, una pietra qualsiasi. Ma vedete, quella pietra che veniva scelta per essere un altare acquistava come un valore particolare. Dio voleva sempre che quando si faceva un altare l'uomo non
mettesse mani su quella pietra. Era parte della legge. Nessun scalpello doveva modificare quella pietra. In altre parole, Dio ha detto fin dall'inizio: lasciate che me ne prenda cura io. Lui ci sa lavorare con la pietra. Alleluia. Quando ha scritto la sua legge, non ha arruolato nessun scultore per scrivere su quelle tavole. Lui l'ha fatto con il suo spirito. Alleluia. Alleluia. Qualunque lavoro che l'uomo avesse fatto su la pietra che veniva usata come altare sarebbe stato qualcosa di abominevole agli occhi di Dio. E Dio è colui che è pronto a usare una pietra qualsiasi e a lavorarci sopra e a impreziosirla e a vivificarla. Alleluia. Infatti noi siamo considerate pietre vive. Alleluia. Pietro nella sua lettera, se noi leggiamo, ci considera noi come pietre viventi. Alleluia. Che siamo edificati sul fondamento. Alleluia. E Gesù Cristo stesso è la pietra angolare che è stata sprezzata, rigettata, alleluia, che è divenuta il capo del cantone, alleluia. Quando si fa riferimento alla Chiesa, Pietro usa l'esempio delle pietre vive, mentre l'Apostolo Paolo, riferimento al corpo di Cristo, parla delle membra di cui il corpo è composto. E ogni membro ha il suo ruolo e tutti facciamo parte del corpo di Cristo, della Chiesa. Alleluia. E nello stesso modo la Chiesa di Dio è formata di pietre che Dio ha vivificato. Pietre inizialmente senza valore, ma quando Lui ha messo il suo spirito in noi, beh, Lui ha cominciato la sua opera di cambiamento, di trasformazione, di impreziosimento, se così si può dire. Alleluia! E Dio è in grado di trasformare una pietra senza valore in una pietra preziosa. Alleluia! Beh, vedete, il valore delle pietre a volte noi lo attribuiamo in base se, che so, se si tratta di non so, una pietra del Colosseo o una pietra che so, di un teatro greco o di un tempio ad Agrigento. Se qualcuno prende una di quelle pietre, ovviamente patrimonio dell'UNESCO, patrimonio... Insomma, non è una pietra qualsiasi, la gente va a fare le foto, però effettivamente, se considerate dal punto di vista del valore, le pietre più preziose sono le pietre che sono modellate e cambiate dal nostro Signore Gesù Cristo. Le pietre più preziose sono le pietre che Gesù sta usando per costruire la sua Chiesa, di cui noi abbiamo avuto grazia di poter far parte. Alleluia! Oh, gloria al nome del Signore! Alleluia, alleluia, alleluia! Una pietra dopo l'altra che viene posizionata su questo edificio. Sì, nell'antichità hanno fatto un buon lavoro a costruire il Colosseo, i templi di Agrigento e così via, ma
è molto più prezioso il lavoro che il Signore sta facendo. E lui sa quel che fa. Senza dubbio ci vuole abilità nel mettere le pietre al posto giusto. Io ricordo da ragazzino quando mio padre usava delle pietre per costruire dei muri di cinta, di recinto del terreno. Si prendevano le pietre che erano venute fuori a seguito dall'aratura del terreno, e un modo per toglierle, fare un muretto. E venivano posizionate una sopra l'altra. Il lavoro mi affascinava, io volevo aiutare, volevo mettere... Dice, no, quella pietra non si adatta lì. E poi lui sceglieva un'altra pietra, proprio andava bene, tutto era in riga. Chissà perché il nostro padre sa sempre meglio dove posizionare le pietre. Alleluia. Amen. Noi magari vorremmo essere la pietra messa là in vista, ma il nostro Padre Celeste sa meglio dove posizionarci. Alleluia. Essere nella sua volontà è ciò che ci rende preziosi, perché il valore non cambia, anche se siamo in una posizione nascosta, nelle fondamenta o in qualche altra parte non in vista, dove nessuno fa la foto. Ma grazie a Dio per il privilegio di essere parte della Chiesa. Alleluia. Oh, gloria al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Vedete, anche allora, ovviamente, il Tempio di Salomone era una gloriosa costruzione. Non avevano le macchine fotografiche, ma se avessero potuto, tutti stavano lì a fare le foto. Infatti un giorno Gesù era con i discepoli e i discepoli dicevano, guarda che bel tempio, guarda che edifici, guarda che bel lavoro che hanno fatto. E Gesù, per tutta risposta, quasi a deludere la loro ammirazione per il tempio, dice, di quello non resterà pietra sopra pietra. Cioè tutto quel lavoro fatto per costruire quel tempio magnifico, e Gesù dice non resterà pietra sopra pietra. Infatti quello è ciò che è successo effettivamente nel giro di una quarantina d'anni, quando il generale Tito ha prima assediato Gerusalemme e poi distrutta completamente. Se si guarda l'arco di Tito a Roma, c'è ancora il disegno che trasportano via il candelabro e l'arca. Hanno portato via tutte le cose preziose, tutto l'oro, e poi dopo che hanno dato fuoco hanno visto che dell'oro andava disperso, perché c'era dell'oro che si era fuso tra una colonna, tra una pietra e l'altra, e i soldati romani hanno detto, beh, quell'oro perché deve andare perduto? Hanno fatto in modo di rimuovere le pietre e si sono preso l'oro. Sempre italiani erano. Il risultato è stato che ogni pietra è stata rimossa e non è rimasta pietra sopra pietra, così come Gesù aveva detto. Alleluia. È un modo forse per cominciare a rendersi conto che il progetto di Dio non era necessariamente un tempio costruito da mano d'uomo, ma quel tempio, l'essere casa, quel tempio che Dio stesso modella, fatto di pietre vive, che Dio usa, che Dio modella, che Dio cambia, che Dio impreziosisce, che Dio pone. Alleluia. Oh, gloria al nome del Signore. Quale meraviglioso progetto. Alleluia. E quando noi consideriamo il fatto che siamo parte del progetto di Dio, che vuole usarsi di pietre senza valore che Lui ha scelto di modellare, di impreziosire, di cambiare, di usare per ingrandire il progetto
glorioso della Chiesa. Alleluia. E verrà il giorno che noi avremo il privilegio di poter vedere la grandiosità e la bellezza di questa Chiesa. Alleluia. Eppure, solo a progetto finito sarà così bella, magnifica. Ma già la possiamo intravedere. È come già al tempo quando Giacobbe sperimentò la presenza di Dio e poté già avere consapevolezza che quella era la casa di Dio. Non c'era un tempio, non c'era niente che meritasse particolare attenzione o meraviglia, ma è la presenza di Dio che fa la differenza. Quella era già la casa di Dio. Quello fu il posto dove Giacobbe volle poi tornare e fu chiamato da Dio a ritornare. Alleluia. Per essere parte del progetto di Dio. Perché era ancora lì la terra promessa. Giacobbe stava ritornando nella terra da dove Abramo era partito. E tornare lì indietro non era il progetto di Dio. Il progetto di Dio era dare la terra promessa. Alleluia. E serve a niente poter avere una bella casa lì o avere gregge in abbondanza. Giacobbe si arricchì lì, anche se dovette lavorare duramente, quasi 14 anni gratis. E cioè, nonostante dopo crebbe e il suo bestiame crebbe più di quello di Labano. Ma poi Dio gli chiese di ritornare a Betel. Alleluia. Perché il progetto di Dio, le promesse di Dio erano lì, in quella terra. E quando si è fuori dalla volontà di Dio, fuori dal progetto di Dio, si può essere pure nell'abbondanza, ma a che serve? E non essere benedetti? A che serve poter essere una pietra in vista, fotografata al Colosseo e non essere una pietra invece? Che è parte dell'edificio ben composto che il nostro Signore Gesù Cristo sta edificando, parte della Chiesa. Alleluia. Oh, gloria al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. E la cosa bella intorno a questo è che non è necessario essere delle pietre particolari, è Dio che ci cambia, è Dio che ci modella e soprattutto è Dio che ci vivifica, perché se lo Spirito di Dio non è in noi, noi saremo pietre morte. Alleluia. È lo Spirito di Dio che ci rende vivi, vivificati. Alleluia. Eravamo morti nei falli, ma è per lo Spirito di Dio che noi possiamo avere vita e vita in abbondanza. Alleluia! Senza Gesù non c'è vita. Egli è la via, la verità è la vita. E Cristo in voi è speranza della gloria, dice Paolo. Alleluia! Oh, grazie a Dio per questo progetto meraviglioso della Chiesa. Pietre di nessun valore, perché per il mondo le cose di valore sono quelle artistiche, ma deve essere un capolavoro,
Ma vedete, ma non sempre. A volte cose che apparentemente non hanno granché di valore, anche l'uomo le sa valorizzare. Viene spesso da pensare a quella statua che c'è a Milano, la Pietà Rondanini, si trova al Castello Sforzesco, non so se qualcuno l'ha visitata. È stato chiesto a Michelangelo di fare un'altra copia della famosa Pietà che si trova in Vaticano. Ovviamente quella è un'opera completa. Sicuramente lui avrebbe fatto un'altra statua di identica bellezza, identico valore, ma morì prima che finisse di completare questa copia. Risultato? Beh, viene considerato ugualmente un capolavoro. Cioè, sicuramente chiunque di voi avrebbe potuto fare meglio di Michelangelo. Adesso voi andate lì a Castello Sforzesco, dovete pure pagare per vedere una statua che è abbozzata. Cioè, voglio dire, non occorre un Michelangelo per fare quel lavoro là. Ma intanto è considerato un capolavoro, perché solo perché ci ha lavorato Michelangelo. E ha fatto... Cioè, non è bella semplicemente perché è morto, tutti lo giustificano, ma io stento a considerarlo un capolavoro. Beh, perché lo considerano un capolavoro? Perché ognuno pensa che se Michelangelo avesse avuto dei giorni disponibili avrebbe fatto qualcosa di bello, così come la precedente copia della Pietà. Alleluia. E la stessa cosa si può dire sul nostro conto. Dio sta lavorando su delle pietre vive che ancora magari non sembrano agli occhi degli altri un capolavoro, ma qualcuno più bravo di Michelangelo ci sta lavorando. Alleluia! Lo scultore per eccellenza ha messo il suo scalpello su di noi. E se noi gli permettiamo di lavorare, perché ovviamente egli è l'Eterno. Alleluia. Ma noi dobbiamo darci da fare prima che scadano i giorni qua della scadenza di questa carne, perché questa carne ha scadenza. E quindi dobbiamo solo dire: Signore, continua a lavorare su di me. Continua a usare il tuo scalpello, continua a lavorare in me. Alleluia. Continua a cambiarmi, continua a modellarmi. Alleluia. Abbiamo bisogno di tanto in tanto di rimettere il nostro capo sulla pietra e dire: Signore, continua il tuo lavoro, continua a cambiare il mio modo di pensare, continua a cambiare il mio modo di agire, continua la tua opera per modellarmi, per vivificarmi, per impreziosirmi. Alleluia! Alleluia! E lo scultore per eccellenza sarà felice di poter continuare a lavorare in noi, per modellarci, per impreziosirci, per renderci sempre più così come Lui ci vuole. Alleluia! E Lui sta continuando la sua opera, la Chiesa è sempre più bella quando noi glielo permettiamo di continuare il suo lavoro. Alleluia! È vero, non ha ancora finito. L'avevo scritto molto tempo fa in una mia agenda e dopo diversi anni, tanti anni, l'ho ritrovato, un appunto del genere. Avevo scritto: Dio non ha ancora finito con me. E sebbene l'avevo scritto molto tempo fa, continua a dire la verità: Dio non ha ancora finito con me. Alleluia. E se questo significa che dobbiamo lasciarlo lavorare ancora, c'è ancora qualcosa che Lui può fare per impreziosirci, per modellarci. Eppure Dio comincia sempre con pietre qualunque,
pietre senza valore. Ha cominciato con dei pescatori, non ha cominciato con persone che avevano talenti o lauree, avevano soltanto un cuore pronto a seguire il Maestro, disposto a fare la sua volontà. Pietro era disposto a dare la sua vita perché non voleva che il suo Maestro, lui pensava ovviamente secondo il suo modo di pensare, e disse no, non è possibile che ti uccidano. No, Gesù non riuscì a convincerlo, tanto che quando fu il momento dell'arresto e Pietro si rese conto che quasi le sue aspettative, lui doveva mantenere la sua parola, sguainò la spada e cercò di tagliare la testa a quel servitore del sommo sacerdote. E sbagliò il colpo, gli tagliò soltanto l'orecchio, che non credo che lui avesse la sua mira così, che voleva tagliargli soltanto l'orecchio, lui voleva staccargli il capo. Puoi immaginare la scena? Gesù lo rimprovera ancora una volta, gli mette l'orecchio a posto al suo servitore e Pietro si ritrova ancora solo adesso. Gesù che gli dice che ha fatto male a usare la spada e magari qualcun altro gli dice pure, poi facciamo i conti. A quel punto Pietro, tutto il suo coraggio che aveva, da quel momento non lo vediamo più vicino a Gesù. Lui resta lontano, prima che adesso prendano me. Da lì cominciò ad aver paura, da lì cominciò a... aveva fatto la sua parte per difendere Gesù, ma aveva agito di testa sua. E adesso, nella paura, rinnega persino Gesù. Tradisce Gesù. E poi se ne pente. Poi... potete immaginare colui che era stato lodato e scelto per un progetto, adesso sembra quasi aver mollato. Persino dopo la risurrezione di Gesù, è lui che dice agli altri, no, torniamo, andiamo a pescare, ma io devo andare a pescare. E coinvolse gli altri a ritornare a pescare, quando già erano stati chiamati ad essere pescatori di uomini. Ma Gesù non desiste dal proposito. Si presenta sulla riva, ha del pesce arrostito e magari loro da lontano sentono già l'odore, vedono qualcuno là che gli chiede, ehi, avete preso qualcosa? No. Gettate la rete dall'altro lato. E lì, come dire, qualcosa si attiva nelle loro orecchie, qualcosa che già abbiamo sentito, e quando mettono in pratica quel suggerimento, non avevano riconosciuto il Maestro, ma lo riconoscono dal miracolo. Alleluia! Non riconoscono Gesù da lontano, e quello è un dato di fatto, perché dopo la risurrezione neanche Maria Maddalena aveva riconosciuto Gesù, pensava che fosse giardiniere. I discepoli di Emmaus non avevano riconosciuto Gesù. E neanche loro avevano riconosciuto, ma lo riconoscono dalla parola. Lo riconoscono dal miracolo che vedono dall'ubbidienza. Riconoscono perché Gesù era lì, pronto a sovvenire il loro bisogno. Non soltanto con del cibo materiale, ma anche con cercando di riavvicinare Pietro e restaurare quella relazione che non era al meglio, chiedendogli mi ami tu?
mi ami tu, mi ami tu. Sei disposto a continuare il progetto di pascere le pecore? Sei disposto a portare avanti quel progetto a cui ti ho chiamato? Mi lasci ancora lavorare? Beh, ancora era un progetto all'inizio, perché ancora quelle pietre avevano bisogno di essere vivificate. E soltanto da lì a poco giunse il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito di Dio vivificò non soltanto i 120, ma quel giorno 3.000 furono aggiunte. Pietre furono vivificate e il progetto comincia, la costruzione di questa chiesa comincia ad essere adesso ben visibile anche agli occhi degli abitanti di Gerusalemme. Alleluia! Una città che nel giro di poco è stata messa sotto sopra. Alleluia! Quell'edificio era un edificio spirituale, ma era ben visibile. Alleluia! Perché c'erano persone che parlavano di Gesù. Dicevano quello che Gesù. Potevano rendersi conto chiunque che erano stati con Gesù. E se erano stati con Cristo, erano cristiani. Alleluia. Alleluia. Questa città, questa nazione, le nostre città non hanno bisogno di vedere un grande edificio, hanno bisogno di vedere cristiani. Hanno bisogno di vedere pietre vive. Alleluia. Oh, gloria al nome del Signore. Pietre che sono state modellate, cambiate, impreziosite e adesso sono parte di un edificio ben composto che è la Chiesa dell'Iddio vivente. Gesù disse: io vado a prepararvi un luogo così che dove io sono siate anche voi. Alleluia. Quale meraviglioso luogo ha preparato. Beh, noi non lo abbiamo ancora visto, ma lo abbiamo intravisto. Se leggiamo in Apocalisse 21, Dio ha permesso che vostro Giovanni vedesse qualcosa e attraverso la parola di Dio noi possiamo vedere ciò che lui ha visto. Apocalisse 21 verso 10 dice: egli mi trasportò in spirito su una grande alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima. Wow! Una pietra preziosissima. Wow! Io posso immaginare che Giacobbe, quando quella pietra che lui scelse, che gli permise di gustare la presenza di Dio, per lui era una pietra preziosissima. E aveva visto già la chiesa, la casa di Dio. E la pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino, aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle 12 porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. Andiamo al verso 14, dice: le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E restando a parlare dei fondamenti, andiamo al verso 19, dice: i fondamenti delle mura della città erano adorni di ogni
specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Wow, quante pietre preziose! Fino a qualche tempo fa non sapevo quale differenza passasse, ho scoperto che c'è differenza tra uno e l'altro. Poi facendo delle ricerche potete anche vedere delle foto oggigiorno su Google, anche se è difficile ricordare quale differenza c'è, ma non ho problemi a considerare che queste siano davvero pietre preziose. Non sono un intenditore di pietre preziose, ma questo è il risultato della trasformazione che Gesù fa. Pietre che sono senza valore e che vengono vivificate e che vengono impreziosite e che vengono cambiate per poi essere parte di una pietra preziosissima che è la Chiesa dell'Iddio vivente. Stiamo in piedi insieme. Quale privilegio essere parte di questa Chiesa preziosa. Sì, Gesù non ha ancora finito con noi, ma è tempo che diciamo: Signore, continua a lavorare su di me. Forse non abbiamo molto da offrire, pensiamo di non avere abbastanza talenti, ma abbiamo bisogno di Dio. E come Giacobbe possiamo scegliere oggi di mettere il nostro capo sulla pietra, mettere il nostro capo sull'altare e dire: Signore, continua la tua opera, continua a impreziosirmi, continua a cambiarmi, continua a usarmi per la gloria del tuo nome, continua a fare di me ciò che è nel tuo progetto, affinché la tua volontà sia fatta e non la mia. Non c'è preghiera migliore di questa. Sia fatta la tua volontà e non la mia. Continua a lavorare col tuo scalpello, continua il tuo progetto in me. Non so se c'è qualcuno oggi che vuol fare come Giacobbe, scegliersi una pietra. Non deve necessariamente essere posizionata qui, ma dovunque volete, sceglietevi una pietra dove poggiare il vostro capo e parlare con Dio e chiedere a Gesù di continuare la sua opera, continuare a cambiarci, continuare a modellarci, continuare a renderci strumenti nelle sue mani e dire: lavora in me, Signore.